come ha detto Andrea, una scena che forse abbiamo già visto. La 122esima ghigliottina. Ti ricorda qualcosa, Samira? Anche Andrea, anche a me, forse anche alle amiche e agli amici a casa. Il nostro Alessio l'abbiamo visto veramente crescere. Siamo contentissimi con questo ragazzo che appena maggiorenne custodia questo sogno fin da bambino, andare a giocare all'eredità. Ci è arrivato, si sta meritando tutto, anche l'affetto, il nostro, da parte vostra, il nostro. Sicuramente ragazzo fantastico, lo so che ti imbarazza dei complimenti, non dico più niente. Alessio, la cuffia, non ti distraggo, continuo a farti complimenti dopo che sei andato via, così non ti imbarazzi. Una ghigliottina da 150.000 euro. Aspetto il suo segnale, signor campione. Andiamo. I can? Can I go? E allora vado. Yeah. Prima coppia di parole. Yeah. Alessio, puoi scegliere amicizia oppure amore. Amore. Ghigliottina. Amore. Seconda scelta da effettuare fra grazie, per sempre. Per sempre. Ghigliottina. Ripartiamo. Calma. April o April, fai tu. May. May. Ghigliottina. Leoni, scritto Leonie. Leon, scritto Leon. Leoni. Ghigliottina. Bravo! Proteggiamo 75.000 euro cercando di trovare subito la parola senza dimezzare. Gara. Mara. Mara. Ghigliottina. Una cifra pazzesca, giochiamo per 75.000 euro. Amore, grazie, May, Leoni e Leoni, Mara, Alessio, un minuto da adesso, buona fortuna, dai! Allora, ghigliottiniste e ghigliottinisti del mio cuore, siete arrivati adesso a casa? Ben arrivati, ben arrivati. Siete già concentrati a giocare? Comunque vada, la ghigliottina per il campione Alessio che sta inseguendo 75.000 euro, la ghigliottina per voi che inseguite la soddisfazione di vincere, chattare, whatsappare, twitterare, scrivere. Ecco, la parola stasera è la seguente. Le parole per giocare sono queste. Amore, grazie, May, Leoni, Mara, questa è l'intelaiatura. Lo sapete meglio di me, serve quella parola lì, quella che farebbe trionfare Alessio. Ci sarebbe festa, vedo già
Dietro alcuni dicono io l'ho trovata, io no. Daniele è molto fermo. Luisa si agita, l'ha trovata Daniele, che però fa finta di niente. L'imperatore lì dietro, niente come un pokerista. Samir e Andrea non riesco a capire lo sguardo, che sorriso sia, di attesa, di speranza. Amore, grazie, May, Leone, Mara. Prima che tu vada a girare, io preparo, mi devi levare una curiosità, però non mi rispondere... Mi devi rispondere una cosa che abbia un senso. Sì. Come dice una scuola ai miei tempi, un soggetto, un predicato, un complemento. Vado a preparare la parola, la libero dai sigilli notarili, vale 75.000 euro. 7, 5 e tanti zeri, tre zeri dopo. 75.000 euro. Quando hai scelto May, ci hai pensato, April May, ma l'hai fatto con un'espressione di queste due fantastiche che fai? Sì. Come se May fosse meglio di April a prescindere. No, perché ho detto, cioè tra May ed April mi venivano molti più collegamenti con May, ne so, Mayflower, la Fiona May. Certo, la grandissima Fiona May. Poteva essere un nome, un cognome, invece con April non... Non trovavo molti collegamenti. Allora la nave, mi sei riandato alla Mayflower. Mayflower. Addirittura. I pellegrini della Mayflower. Sì, infatti ho pensato pure, non lo so, grazie dei fiori. Di... Però vabbè. Grazie dei fiori, amore, May, sarà Fiona May, sarà la Mayflower, sarà un'altra May. Leoni, ma si pronuncia Leoni. Mara, Mara. Te sei avventato sulla scheda, hai scritto, ma io non ho guardato per giocare insieme alle amiche e gli amici da casa, gli appassionati della ghigliottina. Adesso sali in cattedra per 75.000 euro, Alessio, ci racconti tutto. Speriamo che la May sia quella giusta. Sia. La May sia quella giusta, quindi non è Mayflower. No. Non è... Che mi avevi detto? Fiona May. La grandissima Fiona May, ma è? Ma è la zia May. Tu c'hai una zia che si chiama May? No. No, perché lo dici come se fosse la zia in di realtà, tutti. Se posso partire da un'altra parola, quella sei che mi ha acceso è stata Mara. Quella che? Mi ha acceso, mi ha illuminato, è stata Mara. Ho pensato subito a Mara Venier. E appunto la che viene appunto chiamata la zia Mara. Poi sono riuscito a ricollegarlo con amore di zia, grazie zia, non lo so, però mi dice qualcosa. La zia May, se non ricordo male, dovrebbe essere la zia di Peter Parker, cioè Spider-Man, nei film, fumetti. E con Leonie non trovo un collegamento, però magari è qualcosa che mi sfugge. Peccato. Vediamo. Finiamo come con gli spaghetti, come col didascatto. Leonie, me l'hai sottovalutata buttandola via così. Francese pure fai? No. Inglese, spagnolo e tedesco? Sì. Quindi se io ti dico la recherche, tu dici che... La recherche du temps perdu? Allora il francese lo sai. No. Fai finta. Quella di Proust? È quella, c'è quella. L'originale è questa. Io qui attendo fiducioso. Mai sentito parlare di questa Madeleine, questo biscotto che sì. Scatena infinite pagine di ricordi che sgorgano poi dalla penna del narratore? Sì. E chi glielo dà il biscotto? La Madeleine, chi gliela porge? La zia Leoni? La zia Leoni. La zia Leoni. La zia Leoni. Alla ricerca del tempo perduto. Cosa hai fatto in tutti questi anni? Sono andata a letto presto.
Sono andato a letto presto, ma prima ho dovuto risolvere la parola e chiarire la ghigliottina. Amore della zia, Mara è in questo teatro qua a fianco, la salutiamo. Bello della zia, amore della zia. Grazie zia, è un film di tanti anni fa di Salvatore Samperi che tu prima o poi andrai a guardare anche per la soddisfazione, perché non so se hai capito, stiamo per festeggiare. Quindi amore della zia, quante volte ti dico bello del zio, nipote acquisito del zio Flavio. Amore della zia, grazie zia. E poi zia May, Peter Parker, come hai detto, Spider-Man, per noi di Roma, San Giovanni è l'uomo ragno. L'uomo ragno. È l'uomo ragno, così ci capiamo tutti. La zia Leonie della Recherche del Temps Perdu. E poi la nostra fantasia qua nel teatro a fianco, la zia Mara, bello dello zio Flavio. La parola questa sera è zia! Vieni a festeggiare! Bello del zio e del zia! Grande! 75.000 euro! Eccoli là! Quelli pure sono nipoti miei, belli del zio Flavio, bravo. Samira, Andrea, guarda lì dove sei arrivato. Bravissimo. Con le vittorie. Bravissimo. 110.000 euro. Si festeggia. Quasi non ci crede. Bravo Alessio. Sei contento? Certo. Questo è il massimo dell'entusiasmo. La festa continua in prima serata con il cantante mascherato, Milly Carlucci, le maschere. Forse viene pure Alessio. No, no, Alessio deve andare a casa a studiare, a festeggiare con mamma e papà. Noi festeggiamo qua, poi se vi va in prima serata festeggiamo al cantante mascherato. Bravo Alessio! A TG1 adesso parlano di te, eh.